Voi pensate che sia un altro giorno? In realtà è lo stesso giorno, solo che io ho cambiato la maglia. Buongiorno buffette! Allora, oggi sembra strano vedermi con una maglia bianca, però è bellissima perché ci sono tutti i gatti. Altro video, altra corsa. Oggi mi sento particolarmente produttiva, per cui ne approfitto. Ed è un video, come leggete dal titolo, che ha tema NYX. Mamma mia, adottami! Questo è un video sulla NYX perché, signore e signori, finalmente qualcuno si è calcolato Udine. Io sono di Udine dintorni. E nel nostro centro commerciale hanno aperto una NYX. Io sono tipo. Per cui in questa bustona c'è praticamente tutta la roba che io ho preso da settembre a oggi. Che non è tutta roba che ho preso io in realtà, perché è roba che mi hanno regalato anche per il compleanno e Natale. I miei amici ci hanno avuto la brillante intuizione che mi potesse piacere, quindi mi hanno comprato praticamente mezzo negozio e io sono felicissima di tuo compleanno. C'è da dire che io e NYX ce l'ho già stata prima che aprisse Udine, ce l'ho già andata ad Arese ed ero tipo felicissima. E ad Arese avevo preso due cose sobrie ed eleganti. Questi. I prezzi e cosa sono, ve li metto in info box. Comunque, devo dire che NYX batte 10 a 0 Kiko, basta. Cioè, io me ne sono innamorata, infatti ormai vado a prendere quasi tutta la roba lì. Avevo preso la Ultimate Shadow Palette, questa con i colori tutti sobri. Aspettate che ve la apro. È un po' sminchiata, però, cioè, guardate che belli. Questa l'avevo presa perché a novembre sono stata al concerto di Melanie Martinez. Se non conoscete Melanie Martinez, mi dispiace per voi. Quindi volevo dei trucchi tutti, perché ormai da quando ho iniziato a usare la Naked 2, uso solo la Naked 2, non uso mai colori di questo genere e io palette con colori di questo genere scriventi non ne avevo. Dai, poi per 20 euro mi sono accaparrata questa, che ho usato perché non solo questo è un haul, posso lanciarvi qualche impressione comunque perché metà della roba l'ho già usata. Questa l'ho usata poi anche a fine settembre, inizio ottobre, quando da noi ha aperto il negozio, appunto al centro commerciale. Ci sono andata con la mia amica Nana, ciao Nana. E il problema è che quel giorno lì non siamo riusciti ad entrare in negozio perché c'era anche Kiss & Makeup che rappresentava, diciamo, la categoria youtuber affiliati a NYX e quindi praticamente c'era tutta la fila di ragazzine dalle 3 del pomeriggio e apriva alle 4 e mezza al negozio e poi dovevo andare a lavorare, per cui siamo solo passate e non siamo entrate. L'ho usata, avevo fatto un trucco verde e ho fatto dalla mattina e quando sono tornata a casa era in tonso, era uguale. Stessa cosa per Melanie Martinez, ho usato questa palette e questi ombretti sono l'amore. C'è anche da dire che io sotto metto comunque il primer potion di Urban Decay, però questi sono l'amore. Non ci sono trovata bene, per 20 euro diciamo che sono tanti colori. Magari se sapete che non li usate proprio tutti, anche perché cioè, ci sono dei rossi stupendi in queste palette, io ho sempre cercato ombretti rossi da cioè belli. Ci sono tanti colori, per cui se sapete che li usate magari è un valido investimento. Se invece vi interessa solo qualche colore in particolare, vi conviene prendere gli ombretti singoli. Guarda quanta professionalità! Poi ho preso questo, che vi faccio gli swatch, ma tanto non si vedrà un culo. È un sobrissimo rossetto blu. Io l'ho usato poche volte, anche al concerto l'ho prestato alla Saretta che era con me, ciao Sora, ormai le saluto in ogni video, e lei stava meglio, indubbiamente meglio che a me, ma lei è durata tutta la sera, sarà confermami. Questo qui è il 16, credo sì, ed è Little Denim Dress, ed è bellino, ed è della linea Liquid Suede. Poi, tornata per conto mio, ancora tanto tempo fa, con le mie amiche Chiara e Lodi, ciao, e insieme ci siamo addentrate e ci siamo prese un po' di cosine. Io adesso qua ho tutto a minchia, però è. Ho preso un altro Liquid Suede, che è Pelucco, che è il 3 e si chiama Cherry Skies, che è questo. Vi faccio anche di questo il oh, la meravigliositudine, ed è quello sotto ed è questo. Anche questo l'ho usato poche volte perché sapete, se mi seguite da tanto voi sapete che ho un problema con i rossetti, non so se si vede anche qua, però ho praticamente il labbro sotto che è più carnoso di quello sopra e quindi lo stacco della linea si vede di più. Spero non si veda, si vedrà sicuramente, ma frega cazzi perché a me questo rossetto piace, volevo mettermi un rossetto. Le loro tinte, oltre ad essere bellissime per me, costano dagli 8, dai 6 agli 8 euro, per cui non costano neanche tanto in realtà. E poi ho preso la matita nera, che adesso mi sfugge, no, è questa.
che è la Black Waterproof. Vabbè, è semplicemente la matita nera, una normalissima matita nera per l'interno occhio, di quelle automatiche. E da quando ho provato questa sto comprando solo questa perché la amo tantissimo e costa intorno ai 7 euro comunque, una roba del genere. Poi ho preso per conto mio questa, che è la matita per sopracciglia, che è la eyebrow pencil normale, di quelle automatiche. Ed è fantastica, io la adoro perché è il mio colore di sopracciglia ed è palesemente il mio. L'unica cosa che mi aveva turbato all'inizio è che la punta, non so se vedete, è ellissoidale, perché ho detto, ma io come la amministro questa cosa? Però devo dire che aiuta, aiuta tanto. E quindi per 7 euro, credo, sì, ho preso questa, che ormai è diventata la mia matita per le sopracciglia preferita. I miei amici mi hanno regalato delle cose bellissime. Oddio, mi sono sporcata, sicuramente mi sono sporcata. E niente, quindi i miei amici mi hanno regalato un botto di roba. Allora, la prima cosa che mi hanno regalato da Elmina, ciao, grazie, Elmina, cuori, mi ha regalato questo, che è la tinta, che è il gloss che ho su adesso, ed è bellissimo, cioè l'ho amato, e vi faccio vedere, tra l'altro hanno un buonissimo profumo. È un rosso stile anni 90, è questo l'ultimo qua sotto, perché è un rosso di quelli che tende al rosa, che a me di solito non stanno bene, per cui può darsi che io stia a culo in questo momento, però non mi interessa perché è un rosso bellissimo. Ho spostato l'obiettivo. E la maggior parte delle volte non mi fa il difetto del labbro sotto, che mi si vede la... il distacco. Gli altri due, come vedete negli swatch, sono matte, per cui si asciugano e diventano matte. Questo è proprio gloss. Sono pallido. Per cui rimane tutto glossato ed è bellissimo, mi piace un sacco. Poi, per il compleanno invece, Elmina, il mio bro, la Stella e Emanuele, ciao, ti saluto. Non so se va bene che io dica i loro nomi, però li ringrazio e li saluto. Per il compleanno mi hanno regalato altre 4 cose, io sono molto felice. Mi hanno regalato tutto, appunto il rossetto, con la matita abbinata, vi faccio gli swatches. La matita è la Lip Liner colore boh, SPL 800, non so, Current Cassis, non so, io vi scrivo tutto nell'info box. E vicino il rossetto della linea Matte Lipstick MS32 Siren, la sirena. Ora vi faccio lo swatch pure di questo. Cioè, ed è l'amore. Io mi sono fatta qualche foto con questo ed è bellissimo. Una roba wow. Che vabbè. E poi mi hanno regalato un ombretto bianco, che è figo perché c'è tipo sto fiocchetto sul packaging, che è bellissimo. Oh, non riesco ad aprirlo ora. E poi mi hanno regalato anche un ombretto grigio quadrato, che però mi sa che l'ho lasciato di là. Bianco. È un ombretto argentato in realtà, non grigio. E poi mi hanno regalato, cioè, l'eyeliner della vita. Cioè, già ve lo faccio vedere. Io ho tenuto la scatoletta perché, cioè, guardate, è un eyeliner rosso, non rosa, perché di solito ho tutte le robe rosse per occhi diventano rosa. Questo è rosso ed è epico. È una roba meravigliosa. Guardate, cioè, non si vede che mi piace il rosso comunque. Ed è una roba epica, cioè è bellissimo. È la linea Vivid Brights. Io avevo già visto questa linea comunque da YouTube, ma non mi ero interessata più di tanto perché ho detto vabbè, eyeliner. Ragazze, è l'eyeliner più facile da mettere di questo mondo. Io questo l'ho messo alla Cartoomix e per la Cartoomix mi sono dovuta truccare alle 5 del mattino e in 5 minuti l'avevo fatto. È una roba fantastica. E io sono impedita con l'eyeliner liquido, è una roba fantastica e mi ha durato tutto il giorno. Oltre noi 6:15, sono partita truccata da casa alle 5:30 e questo trucco l'ho tenuto su fino alle circa 10:30, siamo andate a mangiare, poi siamo tornate in albergo. Ed era uguale, senza ritocchi, senza niente, e wow. Il giorno dopo la Cartoomix, perché non è finita qui, perché contate che è da settembre che io compro cose. Boh, ero con la Maria e la Sara, ciao amiche, ormai siamo le tre grazie noi. E eravamo in centrale, a Milano Centrale, e praticamente dovevamo farci passare il tempo fino alle 6, per cui siamo andate a fare un giretto in Duomo, eccetera. Uscendo abbiamo scoperto che la NYX ha aperto
appena fuori la stazione di Milano Centrale. Quindi siamo entrate, siamo tutte e tre tutte prese bene. Tra l'altro la commessa era bellissima, aveva questi capelli mezzi turchesi che voi non sapete, ma io a gennaio mi sono quasi fatte i capelli argento o turchesi. E poi ci ho rinunciato, anche se ci sto ripensando. E lì ho visto un'altra cosa che ovviamente ho comprato, che è questo, che è un altro eyeliner sempre di quella linea lì, perché il giorno prima, cioè, ero veramente rimasta colpita da quel rosso, e ho preso questo sobrissimo verde, perché i miei colori variano molto, nero, rosso, verde, argento, perché verde, argento, sempre è docet. E adesso vi faccio vedere. Ce l'avevo su nel video di haul dell'altro, cioè nel video haul che ho fatto settimana scorsa, ed è questo qua sotto, cioè è bellissimo, e anche questo lo sto usando tantissimo perché si asciuga subito e non si sgretola, è bellissimo, è una roba fenomenale e costano solo 5 euro, per cui ciaone tutti miei. Dovrei provare a vedere se c'è un eyeliner liquido nero da NYX, però ho visto che da inizio aprile arriva la linea di Kat Von D da Sephora e oh mio Dio, la morte. E niente, poi questa epopea sta finendo. Che bella la parola epopea. Praticamente l'altro ieri sono andata in questo centro commerciale, sempre qui, e la Liberty saprà di cosa sto parlando. Ciao Stella, che abbiamo mandato l'altro video. Dobbiamo andare a prenderci un caffè. Sono andata da Lush perché io sto usando le maschere fresche di Lush e ho sbagliato a prendere l'ultima maschera fresca, che si vede non era per la mia pelle, per cui sono corsa ai ripari, sono andata a prenderne un'altra. Il problema è che io dovevo solo prendere la maschera Lush e tornare a casa, però ho detto, già che sono al centro commerciale, sono stata mezz'ora a venire su in macchina, perché io abito in paesini, non abito in centro città, rimango a pranzo qui, e se rimango a pranzo qui faccio un altro giro per i negozi, veloce. Per cui sono andata da H&M, sono andata da Bershka, però poi sono andata da NYX. Perché mi serviva un fondotinta un po' coprente. Il fondotinta che uso ora è quello della Makeup Forever, che è Photo Finish, per cui è un fondotinta che va bene più che altro per fare video, per shooting fotografici. Infatti io lo uso, io non uso mai il fondotinta, uso sempre la BB Cream. Quindi il fondotinta lì lo uso solo per fare i saggi, praticamente di Paul. Perché ha una lunga tenuta, non è coprentissimo, però nelle foto fa un bel effetto. E per cui ho detto, magari loro hanno un fondotinta coprente che non mi faccia maschera, perché comunque avevo cose questa settimana, per cui non mi andava di andare struccata. Perché c'è anche da dire che io, se ho una pelle decente, mi trucco solo gli occhi, le sopracciglia, le labbra e la pelle me la lascio senza fondotinta. A 16 anni non l'avrei mai fatto. Con che musica? A 16 anni non l'avrei mai fatto, adesso ormai, dopo 10 anni direi che posso anche farlo. Però questo non è il caso, per cui sono entrata e sono stata inizialmente attirata principalmente da questo, che è un altro butter gloss come quello di prima, costano intorno agli 8 euro, ed è il Blackberry Pie, ed è nero come la mia anima. Adesso vi faccio lo swatch, è bellissimo, ci ho fatto una foto l'altro giorno ed è, cioè, non riesco a capire, certe volte è nero, certe volte è viola, però ci guardate, vedete il nero potere. Oh, caspita, è nero forse. Chiaramente mi crea sempre lo stacco tra il rosa e il nero, però l'altro giorno sono riuscita a ovviare, per cui credo che lo metterò. Poi io continuo a comprare rossetti dei colori assurdi, nella speranza di metterli non si sa quando. E niente, e da qui, cioè, stavo andando in cassa a comprare questo, poi ho avuto la brillante idea di girarmi e dire a una commessa, scusi, ma avete un fondotinta coprente? Anche lei mi ha guardato con tipo lo sguardo da, sì tesoro, vieni qui, ti agguanto. E mi ha fatto provare un nuovo fondotinta che è appena uscito, cioè un fondotinta che è appena uscito, e adesso vi faccio vedere perché ci sono cascata. Mi ha struccato con un'altra, con l'acqua micellare, perché avevo usato solo la BB Cream e me l'ero messa malissimo, proprio si vedeva ogni imperfezione. Era coprentissimo, era una roba meravigliosa. E l'unica pecca è che me l'ha messa con il loro pennello apposta. Io, la brava sborona, le ho detto, no, ho il mio magico pennello, non lo prendo, perché 17 euro di pennello non c'avevo voglia di spenderli. Alla fine, ci ho creduto, mi sono presa il fondotinta, che è questo, che è il Total Control, che penso sia appunto nuovo. Ora ve lo apro. E è questo, costa ben 15 euro per questa cosa. Io all'inizio ho fatto l'errore di non chiedere il prezzo, di venirlo a sapere solo quando pagavo in cassa, ma vabbè. Ed ecco la pompettina. Ora farò un disagio. Ciao, sono le 3. Ah, guardate. Blu. Ed è la colorazione 4 Light Ivory. Vi avevo provato anche quella dopo,
però era troppo scuro ovviamente e me l'aveva messo benissimo con questo pennello e io ho detto no vabbè bellissimo lo compro. L'ho provato a usare prima perché lo volevo usare prima, però senza quel benedetto pennello che a quanto pare ha delle setole speciali per cui trattengono il prodotto e lo rilasciano un po' alla volta, senza quel pennello non sono riuscita a fare niente perché i miei pennelli si ciucciavano il prodotto e non veniva fuori niente. Per cui mi sa che mi farò un mutuo e mi comprerò anche il pennello. Però è bellissimo, poi è leggero, ha un profumo fantastico. Solo che, cioè, se la pecca è che lo dovete comprare col pennello in abbinata, perché se no vi inculate tantissimo. L'avevo detto finemente. Comunque, siccome io non devo andare da sola al centro commerciale quando non mi servono cose, ma entro comunque nei negozi, alla fine ho finito pure per prendermi l'acqua micellare, perché questa cosa che viene a 5 euro era in cassa, l'ho provata. Io raramente trovo struccanti che mi vadano bene perché mi bruciano tutti gli occhi, per cui ho detto boh, la provo. Anzi, facciamo una prova, ho dei batuffoli e mi strucco gli swatch. Dove ho messo i batuffoli? Ah, se cade una sola goccia mia madre mi ammazza, però proviamoci. L'unica cosa è che tipo ecco, vediamo. Facendo ovviamente un pasticcio di quelli epocali. Ovvio, perché la Mimi non può fare niente. Vabbè, ma cosa? Sembra che io abbia preso a pugni qualcuno e abbia perso miseramente. Poi la cosa è che io prendo cose, vedo che su di me non stanno e le regalo alle mie amiche. Comunque, questo era tutto il malloppone che io ho preso da NYX. Anche la cipria in polvere mi attraeva, però comunque ho già ripreso la mia, per cui quella dovrà aspettare. E spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Tanti baci dalla Mimi e ricordate di seguirmi su Instagram.